John Born, ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video. Benvenuti, oggi andiamo a parlare di Agumé. Agumé è un nuovo giocatore dell'Inter. Ma chi è Agumé? Me l'avete chiesto in tantissimi di fare questo video. Mi avete chiesto, Sicca, perché non parli di Agumé visto che non ne hai parlato? Chi è? Perché non lo conosciamo. E tu, vabbè, dai, qualcosina si può anche fare. Agumé è un centrocampista classe 2002 che è esploso nel Sochaux, che piano piano ha preso sempre più piede grazie alla sua prestanza fisica. È un giocatore che in Francia si è ritagliato comunque un discreto spazio nonostante la giovane età, perché comunque una quindicina di gettoni li ha collezionati. È un franco camerunense, è stato pagato 4 milioni e mezzo di euro, quindi l'Inter ha fatto un esborso anche abbastanza importante per un giovane, sì, di futura, diciamo che in prospettiva potrebbe aiutare molto la causa, però comunque essendo molto giovane resta un'incognita. Spendere 4 milioni e mezzo non è da tutti, l'Inter ha deciso di fare un investimento molto importante. Classe 2002 ovviamente è un 17enne, è abbastanza duttile perché è un centrocampista però preferisce giocare con il 4-3-3, preferisce il 4-3-3, può giocare da mezzala ma può essere impiegato all'occorrenza anche come mediano senza doverlo sacrificare troppo, perché sono molti giocatori che dici, vabbè dai, può fare anche il mediano, anche tipo Veretout. Per me Veretout non è un tipo di giocatore che può fare il mediano, per dire, perché ci ha giocato un mediano alla Fiorentina, però abbiamo visto che Veretout da mediano è un bel 7, Veretout da mezzala, ragazzi, è un 8 e mezzo, cioè a Firenze faceva tutto lui. La stagione in cui c'era Badel dietro di lui, dal momento in cui Veretout è stato arretrato, si è perso tanto. Tra appunto la lettura del gioco, tra la fase di impostazione, perché i piedi poi ce l'ha, l'intelligenza per farlo ce l'ha, però diciamo che poi andando un pochino a sommare le cose, Veretout da mediano perde, invece Agumé riesce a dare quello che dà da mezzala anche da mediano, perché poi non avendo magari determinate caratteristiche, tipo gli inserimenti, quelli dalla Benassi, non è che spostandolo mediano perdi qualcosa, anzi secondo me puoi conquistare anche qualcosa. Fisicamente è mostruoso, se pensiamo che è un 2002 mi fa ancora più strano, perché 2002 vuol dire che può mettere tanta massa muscolare, può anche crescere ancora. Un 2002 ragazzi ha 17 anni, l'uomo cresce fino ai 20-21 anni, poi ovviamente dipende anche quando sviluppi, quindi insomma fisicamente è già mostruoso, è intelligente tatticamente, soprattutto c'è un senso della posizione che trovarlo oggi, ragazzi, è raro, perché sa sempre dove mettersi, che sa sempre dove casca il pallone, sa sempre come spostarsi, sa sempre come chiudere la diagonale qualora dovesse farlo sulla linea dei centrocampisti, sa sempre quando arretrare, sa sempre dove farsi trovare dai compagni che hanno il pallone, quindi è una caratteristica che secondo me è molto molto importante. Non so se l'Inter lo prende per tenerlo, io questo ancora non l'ho capito, probabilmente qualcuno di voi lo saprà già e magari mi farete lezioncina qui sotto, quindi nel caso vi ringrazio. Non ho capito se l'Inter lo terrà o lo presterà, magari lo lascerà al suo gioco, magari lo farà crescere in Serie A, questo non l'ho capito. Certo è che secondo me, guardando anche un po' il gioco di Conte, un centrocampista con queste caratteristiche potrebbe anche far comodo. Va detto anche che Conte non gioca con il 4-3-3 ma gioca con il 3-5-2. Agumé è sempre stato impiegato nel 4-3-3, quindi il 3-5-2 c'ha sempre comunque il mediano delle due mezzali, quindi alla fine il ruolo non dico sia lo stesso, però comunque da mediano più o meno agisce allo stesso modo. Da mezzala ti trovi un pochino ristretto perché c'hai gli esterni di centrocampo alti, però con Conte secondo me è un centrocampista con delle determinate doti fisiche e anche comunque mentale, perché poi lì subentra l'intelligenza, potrebbe far comodo. Quindi fossi Conte io forse un pensierino per tenermelo ce lo farei. Detto questo, in chiave fantacalcio, se dovesse rimanere all'Inter non ve lo consiglio, perché secondo me, a meno che poi non avete un credito e volete prendere l'ottavo centrocampista, cioè una formazione della Madonna, in quel caso alzo le mani. Però ragazzi, fantacalcio, spendere soldi per Agumé, proprio la scommessina, è difficile. Ne nasce uno in campionato, dico, ne esce fuori uno ogni 2-3 anni di Zaniolo. 3 anni fa era Donnarumma, l'anno scorso era Zaniolo, però non pensate che ogni anno uno sconosciuto esplode. Ci sta che esploda Agumé, però è difficile. Per quanto riguarda invece il voto al colpo, io voglio dare un buon 7, perché finalmente l'Inter intelligentemente decide di spendere 4 milioni e mezzo, non per il valore del calciatore, che magari oggi ne vale 1,5-2, ma per il valore che potrebbe avere raddoppiato l'anno prossimo, perché per me non c'è alcun tipo di sorpresa qualora l'anno prossimo come dovesse valere un 8-9 milioni di euro, conoscendo il calciatore e avendolo studiato per fare questo video. Quindi io credo alla fine che l'Inter abbia fatto un buon colpo in prospettiva, in chiave futura. Fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto, iscrivetevi mi raccomando al canale qualora non l'aveste già fatto, mi piace, vi è piaciuto, dislike se vi ha fatto cagare, buon shalalala ragazzi, buon shalalala come sempre, ci vediamo nel prossimo video. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi dai.